Prima della quarantena era completamente ribaltato perché appunto alla mattina mi svegliavo, prendevo l'autobus, andavo a lavorare, quindi andavo in centro città, stavo fuori tutto il giorno, poi magari non tornavo nemmeno a casa dopo il lavoro, ma tornavo solo per dormire, quindi sicuramente è stato proprio un capovolgimento. In realtà non ti so proprio dire dov'è il mio confine. Sicuramente la città di Pisa è comunque casa, cioè ora ci abito tantissimi anni, quindi tornare a Pisa era comunque un'area cuscinetto, diciamo, una zona di comfort zone. Diciamo che poteva essere il centro città di Firenze, la quotidianità si svolgeva praticamente tutta tra casa, ufficio e biblioteca, che sono comunque abbastanza vicini. Il mio confine era molto ampio, proprio avendo questa routine lavorativa un po' diffusa. Quindi per me non c'è un confine territoriale legato al comune o alla regione, per me il confine era tutto il territorio nazionale. Un confine non è che me lo sentivo addosso, perché comunque ero libera di muovermi e anche nell'ambiente di lavoro si ci poteva muovere tra uffici senza cose particolari. Durante la quarantena sicuramente il mio confine fisico è stato casa mia. È diventato il confine dell'appartamento. Personalmente, ho la fortuna, diciamo, di avere una casa che permette di avere uno spazio personale minimo a ogni componente. Mi sono ritrovata a essere chiusa in casa e per fortuna ho un po' di giardino, quindi anche la possibilità di andare sul balcone, di andare a fare un giro anche solo attorno a casa. Fisicamente il confine, ma anche più bello forse, è stato il terrazzo. E ci siamo costruiti con i bancali, questi divanetti, abbiamo preso delle piantine, abbiamo preso tutte le lucette, insomma, abbiamo ricreato un piccolo giardino nostro in cui fare gli aperitivi, in cui stare insieme a chiacchierare. Direi il mio confine era il cancello del terrazzo perché non, raramente durante quei mesi sono andata oltre quel cancello lì, insomma, perché sono stata tantissimo in casa e però le mura di casa non le sentivo come un confine, perché avendo un terrazzo comunque riuscivo ad andare fuori a sentire un po', diciamo, di aria, sentire un po' di libertà, fra virgolette. Però il cancello invece sicuramente lo identifico come confine in quel momento. Durante la quarantena si è ristretto a questo comune che è molto piccolo e devo dire che ne ho sofferto tanto perché appunto vivo qui spersa nelle colline del Chianti, in un comune con una strada e quattro case. Nella quarantena sicuramente io ho sofferto tantissimo di dover stare chiusa in casa, cioè io non nell'essere costretta a stare dentro, ho avuto proprio dei momenti di panico in cui mi sentivo proprio che mi mancava l'aria. Comunque si sentiva il fatto di avere uno spazio limitato. Cioè era spostato il confine, una cosa che prima vivevo fuori, ora la vivevo dentro. Un confine interiore anche che ho sentito più ristretto ancora, perché è legata a quello spaziale. Dal mio punto, dal mio vissuto. Io devo dire che la quarantena non ha stravolto particolarmente le mie abitudini sociali di vita. Sono tornata ad avere dei confini più casalinghi, ma io in casa ho sempre avuto delle piccole nicchie, ne ho cambiate tante, anche di paese, quindi ho sempre avuto delle piccole nicchie in cui sto bene, non mi sono sentita a disagio in casa, tutt'altro. È stato anche un tempo appunto che mi sono presa, cioè non ho avuto dei giorni che proprio stavo impazzendo, ecco, no. E adesso direi che forse sento il confine un po', diciamo, non, oltre la zona comfort della Versilia, diciamo, insomma, della casa, ecco, perché comunque non mi sento ancora troppo a mio agio a muovermi magari troppo lontano. Sto lentamente tornando alla normalità pre-Covid, ma dal momento che siamo entrati in fase 2, 1, insomma, dal 4 maggio, diciamo, ho avuto all'inizio difficoltà a uscire. Il confine della casa ovviamente era stato il confine più protetto. Ecco sì, magari il collegamento Torino-Viareggio lo sento tranquillo, però oltre forse mi ci sento un po' come un confine, sì, che no, non sono ancora pronta per andare troppo lontana, ecco, diciamo così. Mi sentivo comunque molto più sicura nella mia zona, cioè a casa mia, il mio quartiere, e
e non ho iniziato ad uscire da subito, ecco, diciamo, quando hanno sbloccato gli spostamenti ho avuto un po' di difficoltà, cioè all'inizio ho continuato a essere legata a questa diciamo, a casa mia e al mio quartiere. Se mi chiedono di fare qualcosa in più sociale, fatico a farlo, ma non perché ho paura del virus, cioè anche ovviamente, non è che sono così, però proprio fatico perché la mia dimensione è molto più intima, confini molto ristretti, ecco, nel mio perimetro entra solo chi voglio io. Abbiamo ricominciato pianino e magari qualcuno si proponeva di fare una cosa un pochino più, una cena con qualche persona in più, e eri sempre sì, boh, non so, non me la sento, sarebbe meglio di no, sai che non sarebbe tanto giusto. Ora personalmente in realtà certe cose hanno preso la normalità, tipo la mascherina al supermercato o al lavoro. Anche nelle attività normali come andare in piscina a nuotare, vivo tutto come una... proprio un confine ristretto. La cosa più strana è che rimangono degli strascichi, no? Quindi tu hai la sensazione di dover essere comunque confinato in questo spazio così ristretto. Faccio fatica a riabituarmi all'idea che effettivamente posso andare dove voglio, quindi che magari il mio confine si allarga nuovamente alla mia idea precedente di confine. Paradossalmente avere figli è la cosa che mi rende invece più aperta, perché sono in continuo divenire. Io li trovo uno sconfinamento, se vogliamo parlare di confini, perché sono in continuo divenire, ti devi continuamente emotivamente spostare, per cui loro invece mi rendono, non mi danno quella sensazione di soffocamento che ti dà più legame, anche il legame affettivo per me è un confine.